Niente, intanto vi ringrazio molto per l'invito, come dicevo sarei venuta volentieri in presenza perché la vostra terra è una terra che mi piace molto e quindi insomma Siamo sarei scappata tutti. volentieri dal freddo e dalla nebbia della terra dove vivo per venirmi a prendere un po' del vostro sole con Oggi è molto una bellissima piacere. giornata, tra l'altro. No, poi voglio dire, cioè, ci bagniamo sullo stesso mare perché io in realtà sono originaria delle Marche E e infatti vivo Ciarrocchi è un cognome della bassa marca. dalla bassa Marca, esattamente. E quindi venivo a prendermi volentieri un po' di mare, ma purtroppo qua stiamo. Lo dico perché ho fatto il servizio civile a Ripa Transone. Vabbè, io sono di Cupro Marittima, per Ah, cui vabbè, te lo allora, dico. te la distingue. Caramba! No, dicevo prima, quando ci siamo collegati in maniera informale, che sono molto preoccupata perché di solito appunto le conferenze alle quali partecipo sono di natura diversa e soprattutto nel momento in cui devo tenere un seminario, i miei dati che conosco bene, la storia dei miei esperimenti che conosco bene e delle slide dentro cui mi sento molto protetta. Invece oggi mi trovo a parlare di un argomento che è un po' fuori da quella che può essere, diciamo, il nodo della mia professionalità, ma che in realtà è un argomento che ci attraversa in qualità di scienziati nell'Italia di oggi, sostanzialmente. Praticamente, quando io mi trovo a dover parlare del mio lavoro, beh, come giustamente insomma, hanno appena detto, io sono un biologo molecolare e come attività tutti i giorni mi occupo di studiare il genoma, la sua struttura e la sua funzione a livello, diciamo, dei meccanismi che portano allo sviluppo e alla progressione delle patologie oncologiche. E tutte le volte che mi trovo a dover parlare del mio lavoro, soprattutto ai ragazzi, ma anche in generale, diciamo, ad altre fasce della popolazione della società civile, io diciamo, comincio con il dire che il mio non è un mestiere qualunque. Non è un mestiere qualunque non perché sia un mestiere particolarmente altolocato, ma perché è un mestiere che ha delle caratteristiche poco comuni relativamente alla maggior parte, diciamo, dei settori lavorativi della nostra società. È un mestiere che sostanzialmente non è un vero e proprio mestiere, ma diventa un modo di vivere, nel senso che poi alla fine, diciamo, chi fa questo mestiere, il lavoro se lo porta a casa molto spesso e il pensiero relativamente alle proprie attività attraversano fasi normali della vita, cioè molto spesso mentre cucino faccio la doccia, io sono lì che continuo a pensare a magari a che cosa sei ingrippato o come buttare giù un lavoro che non fila come dovrebbe. Perché effettivamente il nostro lavoro diventa una parte di noi e quindi quando io vado a lavorare in realtà non è come andare a lavorare nel senso che spesso uno intende, è continuare a vivere la mia vita e quando torno a casa il mio lavoro spesso viene a casa con me. Questo non fa di noi degli stacanovisti, anzi, semplicemente è proprio una modalità, un'attitudine ed è per noi anche un piacere poter continuare a riflettere, a ragionare. Sulle cose che fanno, diciamo, che vengono fuori dalle nostre attività sperimentali. È un lavoro molto complicato. In questo forse ci avviciniamo molto al lavoro dei professionisti della scuola, perché è un lavoro che molto spesso arranca dietro tante difficoltà amministrative e dietro una mancata valorizzazione dell'attività che viene svolta, che chiaramente insomma crea molto spesso in chi opera una frustrazione profonda. Ma è un mestiere complicato anche perché il nostro è un mestiere che è sempre sotto giudizio. Noi tutte le volte che facciamo un lavoro, presentiamo un progetto, la nostra attività viene sottoposta alla valutazione di altre persone e molto spesso, per forza di cose, essendo il nostro mondo molto competitivo, la valutazione è negativa e questo chiaramente ingenera e fortifica il senso di frustrazione che ci accompagna. Ma allo stesso tempo è un mestiere che nella sua difficoltà e nelle sue complicate situazioni, però ha dei lati estremamente entusiasmanti. In questo senso, tutte le volte che mi trovo a parlare del perché il mio lavoro è un lavoro particolare, cito il racconto che ho sentito fare a un premio Nobel qualche tempo fa, a una cerimonia di premiazione organizzata dalla Fondazione Veronesi. Lo scopritore della Green Fluorescent Protein, che è questa proteina fluorescente con cui adesso costruiamo tantissimi modelli per la nostra analisi, raccontava che dopo essere stato insignito del premio Nobel, sostanzialmente ha partecipato a tantissime cerimonie, di consegna premi,
e di onorificenze. Talmente tante che a un certo punto Morino non ne poteva più, era un continuo partecipare a queste assemblee. E durante una di queste, mi sembra che fosse per essere ammesso come membro dell'Academy of Science di New York, lui era lì un po' annoiato e a un certo punto sua figlia, che aveva 10 anni all'epoca, gli ha tirato i pantaloni e gli ha detto: "Papà, ma tu ti rendi conto che nel momento in cui tu fai una scoperta nel tuo laboratorio, prima che tu la racconti agli altri, tu sei l'unico nel mondo a conoscere questa verità?" Ecco, sostanzialmente il segreto del nostro lavoro è lì. Quello che ripaga di tutte le difficoltà è proprio nell'entusiasmo che ci coglie ognuno di noi, dai più grandi ai più piccoli, nel momento in cui un racconto legato alle nostre scoperte fitta perfettamente. Di fatto, quindi, quel fatto lì, quella verità lì legata ai fenomeni naturali esiste in quel momento solo perché io la racconto. E questo sostanzialmente ci torna indietro, ci dà indietro, ci ridà indietro, diciamo, tutta la parte di difficoltà che il nostro lavoro si porta dietro. E questo, di fatto, questo obiettivo qua è anche il motivo per cui noi poi il lavoro ce lo portiamo a casa, ma non come stacanovisti del lavoro, ma semplicemente perché è un pensiero che costantemente ci accompagna. Questo sostanzialmente è un pochino il modo in cui io vivo il mio lavoro, ma anche come i miei colleghi. Io dirigo oggi un laboratorio di 20 persone, quasi tutte donne, e poi se volete facciamo un approfondimento anche su questo, ma è l'entusiasmo con cui noi lavoriamo quotidianamente, nonostante ci sono giornate in cui a turno ognuno di noi dice: "Vabbè, vado ad aprire un banchetto di oliva scolana in piazza perché tanto quando ci riusciamo." Nel vivere, diciamo, questo nostro lavoro, però, ci confrontiamo appunto come anche il mondo della scuola, nelle difficoltà di essere scienziati oggi nel nostro paese, ma più in generale, nel nostro mondo, nei nostri giorni. Essere ricercatori in Italia oggi è complicato. È complicato perché, ci sono difficoltà strutturali al nostro sistema lavoro e si stanno accumulando tutta una serie di ritardi dal punto di vista delle infrastrutture e delle organizzazioni che non solo rendono complicato lavorare oggi, ma che di fatto stanno aprendo un divario fra quello che è il mondo della ricerca in Italia e il mondo della scienza della ricerca nel resto del mondo. Il nostro purtroppo è un settore che corre alla velocità della luce, in cui il domani non ha più le caratteristiche dell'oggi e noi stiamo ancora giocando con le carte. Non di oggi, non di ieri, ma forse dell'altro ieri, per cui per forza di cose è una rincorsa affannosa e affannata che non colmerà mai il gap con quelle che sono le attività che vengono svolte negli altri paesi. Mi viene in mente, per farvi un esempio molto banale, diciamo, viviamo oggi nel nostro settore quella che si chiama l'era dell'omica, l'era in cui attraverso nuove tecnologie abbiamo avuto accesso a dettagli molecolari e genetici estremamente approfonditi. E questo tipo di attività richiede delle infrastrutture particolarmente organizzate, che sono infrastrutture non solo legate alle tecnologie su cui deve essere fatto un investimento, ma anche infrastrutture che permettono la gestione dei dati, l'accesso dei dati, la circolazione delle informazioni. E molto spesso noi dentro queste dinamiche siamo vincolati da tutta una serie di sicuramente mancanze di infrastrutture perché non ci sono, ma anche da tutta una serie di vincoli burocratici e amministrativi che di fatto rendono ingessato un sistema che dovrebbe essere estremamente plastico. Questo stesso tipo di difficoltà la viviamo per esempio relativamente ai nostri percorsi di carriera. Sarà paradossale, ma che sia a livello universitario, che sia a livello degli istituti della sanità, non ci sono percorsi di carriera corretti per chi fa il ricercatore. Nell'ambito della sanità, fino all'altro ieri, mancavano proprio le forme contrattuali con cui legare i ricercatori dentro gli istituti di ricerca e il mondo universitario si sta via via arenando su tutta una serie di forme contrattuali che non riescono ad essere all'altezza di quelle che sono i requisiti richiesti ai ricercatori. Cioè, alla fine il nostro è un mondo competitivo, tu devi poter essere libero di poter investire sulla capacità dei ricercatori e poterne garantire il progresso attraverso dei percorsi di carriera corretti.
Anche in questo caso, diciamo, più che un problema di finanziamenti, io ci vedo proprio un problema di sistema e quindi una mancata capacità di comprendere quali sono le necessità del nostro mondo e quindi di adeguarsi a quelle che potrebbero essere delle attività che permetterebbero al settore di espandersi. Quindi un ritardo strutturale, Un ritardo dottoressa. strutturale molto grosso, prima ancora che un ritardo di finanziamenti. Sicuramente un ritardo, diciamo, una mancanza di finanziamenti, perché per forza di cose lo sappiamo tutti, il nostro paese investe poco nella ricerca, ma più di quello è anche proprio una mancata comprensione di quali possono essere le infrastrutture che possono essere d'aiuto, possono rendere il nostro paese competitivo. Mi dicevano, mi spiegavano cosa che io non sapevo, che in realtà, diciamo, questa mancata voglia del nostro paese di investire in maniera strutturale sulla ricerca ha radici lontane. Mi raccontava il mio vecchio direttore generale che in realtà è stato De Gasperi a dare questo imprinting al nostro paese nel momento in cui, durante la ricostruzione, gli fecero notare che di tutti gli interventi che stavano facendo, la ricerca rimaneva penalizzata. E lui avrebbe detto, secondo quello che mi hanno detto, ripeto, quindi parlo per sentito dire, che il nostro è un paese che la ricerca non se la può permettere. Sostanzialmente, nelle modalità con cui noi viviamo il nostro lavoro oggi, questo non se lo può permettere, è evidente. Non è mai il momento giusto, il momento opportuno, non è mai una priorità investire nella ricerca. E questo però, secondo me, è anche molto ottuso, perché appunto andremo sempre, continuiamo ad essere di rincorsa. C'è poi un altro problema, secondo me, legato alla condizione dell'essere scienziato nel mondo di oggi, che è un problema di credibilità della comunità scientifica. Ed è un problema che è diventato evidentissimo, a mio avviso, nel corso dell'ultimo anno, dove abbiamo sentito in televisione parlare tantissimi scienziati, tantissimi, come posso dire, personalità importanti relativamente al mondo della scienza, e sentirvi raccontare tutto e il contrario di tutto, mettendosi anche in una posizione chiaramente di docenza nei confronti di chi ascolta. Questa cosa, secondo me, è un boomerang abbastanza pesante, perché innanzitutto nell'opinionare Presenza, sui fatti della scienza, chiaramente si delegittima quello che è il senso stesso della nostra attività. Dall'altro, avere, diciamo, questo atteggiamento di docenza nei confronti della società civile, a mio avviso, non è la modalità più corretta con cui, diciamo, si può immaginare di stendere una comunicazione fra noi e il mondo. E in effetti, alla fine, diciamo, adesso immagino, diciamo, che questo mio intervento legato a questi temi sia stato legato al mio passaggio a Propaganda Live con un piccolo monologo sulla scienza democratica. E ragionavamo proprio, quel monologo lì nasce in realtà dalla vita di tutti i giorni. Durante la pausa pranzo, in questo nostro laboratorio molto animato, abbiamo cominciato a discutere proprio su questo, parlando un pochino di Burioni, del fatto che la forza di gravità non la calcoli per alzata di mano, eccetera, eccetera. E chiaramente devo dire che noi ci siamo trovati tutti abbastanza concordi nel dire che non è vero che la scienza non è democratica. E credo che asserire che la scienza non sia democratica sia un problema per due motivi. Il primo è proprio logico. Nel momento in cui si afferma che la scienza non è democratica perché non può essere sottoposta all'opinione di tutti, in un certo senso si delegittima il ruolo della scienza, perché la scienza, a prescindere da qualsiasi cosa, si basa sui fatti. Quindi, per forza di cose, non è una materia fatta di opinioni, ma è fatta di evidenze. Il doverlo ribadire, alzando un pochino i toni, per farsi comprendere, significa in un certo senso legittimare chi pensa l'inverso. Non è discutibile quella cosa lì. Così come non possiamo discutere che tutte le mattine il sole sorge, allo stesso modo la scienza si basa sui fatti. E le evidenze scientifiche vengono generate in un sistema che è estremamente garantista relativamente all'adesione ai fatti. Quindi lo scienziato non è altro che un narratore di eventi naturali, di quello che succede. Li osserva nelle evidenze e li racconta. Sostenere che quindi la scienza non è democratica perché non può aprirsi all'opinione significa in un certo senso ammettere l'inverso, che le opinioni possono esserci. Quindi, secondo me,
in un certo senso esita in una modo contrario, perché inevitabilmente chi la pensa diversamente si sente legittimato a dire allora la mia opinione. Assolutamente, la interrompo giusto perché questo passaggio ha toccato un tema cruciale che sicuramente poi è anche materia della dottoressa Campanile, che sicuramente avrà molto da dire su questo. Però ecco, per quello che posso dire io è che può essere un volano sia per la sua la continuazione del suo intervento che quello della professoressa Campanile. Pensavo a Feyerabend, il quale giustamente dice anything goes, qualsiasi cosa funziona se devo far andare avanti la scienza. Quindi ribadire una mancanza di democraticità della scienza, laddove invece il contributo di tutti, per l'appunto, anche a livello di opinione, può essere utile, mi pare un ritorno alla scolastica e mi taccio. Prego. No, in realtà io volevo poi spostare il discorso su un'altra cosa. Non mi addentro in tutte queste cose perché sono ignorante, tronca, perché io dico sempre purtroppo che nel nostro cervello c'è una quantità, cioè può essere contenuta una quantità limitata di informazioni e chiaramente ognuno diventa esperto nel proprio settore specialistico, per cui dentro le mie molecole io mi ci trovo molto confidente. Tutto quello che era cultura generale sta via via un po' per la vecchiaia, un po' perché via via sto saturando gli spazi di storage Bisogna fare delle scelte. dalle mie conoscenze di base. In realtà, più che discutere su questa cosa, io vorrei insistere sull'altra parte, che credo sia la cosa più importante. Nel momento in cui io mi pongo in un'attitudine di docenza relativamente alla società civile, io non faccio altro che continuare ad aprire il divario che c'è fra la nostra comunità scientifica e la società civile, allontanando di fatto ancora di più la rilevanza della scienza in quello che sono le decisioni della vita pratica. Se io non conosco un sistema, non solo, se io ne diffido e in più questo sistema si pone con un'attività, diciamo, con un atteggiamento di superiorità nei miei confronti, io l'unica cosa che faccio la rigetto. E di conseguenza anche tutta l'attività che andrebbe fatta a supporto dell'attività di ricerca viene meno. Io invece penso che siccome la scienza è un sistema estremamente democratico, lo è per tanti motivi, adesso non riscenderò in tutti i dettagli, però di fatto la scienza lavora per tutti, la scienza si muove dentro un sistema in cui per forza di cose deve essere trasparente, come dicevamo prima, per cui si muove dentro un sistema di revisioni fra pari, che fa sì che le nostre scoperte non possano essere definite tali finché non sono approvate dall'intera comunità. C'è questa forte idea della condivisione che veramente sta in questi ultimi periodi realizzando tantissime cose importanti. Ci sono dati che viaggiano da una parte all'altra del globo in una totale libertà, così come gli scienziati viaggiano prima del Covid da una parte all'altra del globo con un'estrema flessibilità. Quindi la nostra è una comunità estremamente globale e condivisa. C'è questa idea chiaramente di lavorare sul futuro. E quindi, insomma, per tutti, diciamo, questi motivi e tanti altri che magari a me non sono venuti in mente, in realtà la scienza rappresenta un sistema democratico, non solo, rappresenta un bene della comunità. E quindi, a mio avviso, da tutta la comunità, la scienza, così come l'educazione, la giustizia, l'ambiente, tanti altri beni comuni, dalla comunità deve essere sostenuto. E quindi, per forza di cose, io credo che questo circolo vizioso che un pochino si è creato e che sta rendendo particolarmente complesso essere un ricercatore ai nostri giorni, può essere rotto semplicemente dall'instaurare una nuova forma di comunicazione fra la comunità scientifica e la società civile. E questa nuova forma di comunicazione passa, a mio avviso, da due aspetti, diciamo, fondamentali. Il primo dalla conoscenza. Sostanzialmente la gente deve poter venire a capire che cosa facciamo. Chiaramente nei limiti di quello che non essere esperti può consentire, ma far venire fuori, portare la ricerca, la nostra attività di ricerca in mezzo alle persone, avvicina le persone al nostro mondo. Non solo, l'altra cosa che deve uscire, a mio avviso, dai laboratori è la nostra umanità. Noi siamo persone normali, siamo persone con due gambe e due braccia che hanno le difficoltà di tutto il resto del mondo. Cioè io sono una mamma, arrivo tardi a prendere i miei figli a scuola come fanno tutti. Non sono una persona, diciamo, non sono il docente o il professorone che vive nella sua cattedra
E questa umanità, e non solo, siamo persone che vivono tutti i giorni le cose della vita normale e quindi con cui si può parlare al di fuori della scienza anche di altre cose. Questo perché? Perché nel momento in cui le persone conoscono, cominciano da un lato a fidarsi, ma dal lato anche a comprendere il valore del lavoro che svolge. E questa cosa la dico un pochino con cognizione di causa, perché noi viviamo una comunità abbastanza particolare, che è quella di Reggio Emilia. Sapete tutti che l'Emilia è una terra fatta di persone, in cui, voglio dire, la comunità è ancora un posto importante, è ancora, diciamo, un elemento importante di governo, perché veramente si sente l'intervento della comunità anche nella gestione, per esempio, di un ospedalone grosso come il nostro. E noi da quando, diciamo, famoso sistema Emilia, Reggio Emilia è veramente una città delle persone. Io non sono di Reggio Emilia, per cui lo posso dire con cognizione di causa, perché non appartengo a questa parrocchia, come si dice. E sostanzialmente quello che noi abbiamo visto in questi anni, io coordino il laboratorio da circa 5 anni, in questi anni noi abbiamo colto qualsiasi occasione possibile per poter portare il nostro lavoro in mezzo alla gente. Per cui, che ne so, siamo andati a fare serate nelle bocciofile, nelle case autogestite, andiamo a scuola tutte le volte che è possibile, abbiamo incontrato associazioni di qualsiasi tipo, e tutte le volte abbiamo aperto le porte del nostro laboratorio. Le persone sono venute a vedere qual è la vita dei ricercatori tutti i giorni e quali sono le attività che svolgiamo. Chiaramente ogni volta che ci siamo mossi dentro questa contatto con la popolazione, e abbiamo adeguato la nostra narrazione alla gente che stavamo incontrando. E questa cosa, da un lato, prima ha cominciato, diciamo, a darci supporto emotivo, per cui le persone hanno cominciato a ringraziarci per il lavoro che facevamo, a sostenerci, e poi praticamente è successo che hanno cominciato ad investire nel nostro lavoro, perché abbiamo cominciato a ricevere finanziamenti per la nostra attività di ricerca da parte di associazioni di pazienti, perché le persone, conoscendo non solo l'attività di ricerca che facciamo, ma anche la professionalità con cui lo facciamo, hanno cominciato a percepire la nostra attività come un valore per la comunità. E sostanzialmente io credo che questo, alla fine, questo ha ridotto quella distanza con la società civile. Assolutamente, però è partita da noi, è partita dal nostro portare il nostro lavoro in mezzo alla gente, a parlare con le persone, come si fa quando si fa la spesa al mercato, perché il nostro lavoro non è altro che parte della società civile, non è qualcosa che è al di fuori, è una roba che si muove dentro le dinamiche della nostra società. E quindi semplicemente alle persone questa cosa va raccontata, perché si riduca, diciamo, questo divario, e perché soprattutto si riduca lo scetticismo con cui spesso le persone guardano all'attività che facciamo. Questo, quindi, da un lato, a mio avviso, potrà portare alla lunga, sicuramente non lo vedrò io nel corso della mia carriera, ma spero le prossime generazioni, potrà portare all'idea che sia la comunità stessa a fare leva sulle nostre associazioni, sulle nostre strutture governative, a che investano sull'attività di ricerca, perché se la ricerca, la scienza, è un bene che serve a me, allora sono io cittadino che ti chiedo di prendertene cura, Stato, ma questo servirà anche, a mio avviso, a creare una barriera alle ideologie che oggi annacquano quella che è l'informazione corretta. Perché nel momento in cui io ho una comunità scientifica in cui mi riconosco come cittadino, io non ho bisogno di cercare altrove l'informazione. Io mi fido di quello che mi dici, perché è il tuo settore. Così come quando vado dal medico, se il medico mi dice A, io faccio A, perché quello è il suo settore. Quando vado da un ingegnere edile per farmi costruire la casa, se lui mi dice metti il traverso, io lo metto, perché non è il mio mestiere. E quindi secondo me il futuro va in quella direzione, nel chiudere la relazione tra la comunità scientifica e la società civile, e aprire sempre di più la scienza alle persone, in una sorta di scienza partecipata. Questo movimento chiaramente non è un movimento che ci siamo inventati in Reggio Emilia, non è l'opinione di Alessia, ma è una cosa che in realtà si sta già facendo in tutto il mondo. Mi viene in mente che in moltissimi istituti di ricerca importanti sulle patologie oncologiche, nel momento in cui si disegna un nuovo studio clinico per verificare l'efficacia di un farmaco o per mettere a punto altre cose,
Adesso ci sono rappresentanti delle associazioni dei pazienti a partecipare al disegno dello studio, proprio perché quelle cose lì hanno una ripercussione sulla società civile ed è giusto che la società civile sia consapevole di quello che si muove. Noi, era questo il motivo per cui abbiamo, diciamo, ragionato sulla sua presenza qui, proprio perché ha dato alcuni input. Io ho preso un po' di appunti, ovviamente, come si dovrebbe sempre fare. E il tema della credibilità della scienza, no? Del quale si è occupata, sicuramente la dottoressa Campanile poi le verrà dietro da un altro punto di vista, penso sia centrale, perché forse il divario di cui lei parlava, al di là del divario fra ricerca italiana e ricerca estera, diciamo così, ma soprattutto fra divario con la società civile, forse non è solo un divario di informazione, ma per l'appunto anche di fiducia, per cui il moltiplicarsi di strutture che danno un certo tipo di risposta alle domande della scienza, evidentemente ha anche allontanato il pubblico dall'autorità, ha fatto mettere in discussione, ha consentito di mettere in discussione quel tipo di autorità presso il grande pubblico. Questo forse è il più grande problema che ci siamo trovati ad affrontare. Se le posso chiedere giusto questa cosa in conclusione, prima di renderla libera. Assolutamente, no, mi fa piacere. Poi chiaramente io vi rispondo secondo quella che è la mia opinione personale, per cui, cioè, come posso dire, non ho dietro il paracadute di studi fatti sociologici, filosofici, cioè io vi do la mia opinione, diciamo, Questo voleva. quindi come scienziata e come cittadina. Sostanzialmente io credo che in questa cosa che ricordava lei ci sono due componenti fondamentali. In questo senso sarebbe opportuno che sia che la società, che la comunità scientifica faccia il suo ruolo, diciamo, in questo recuperare credibilità. Da un lato c'è sicuramente un'informazione che è un po' troppo urlata e quindi che spesso ha bisogno di una semplificazione eccessiva dei messaggi della scienza. Per forza di cose, nel momento in cui informazioni complesse come quelle che possono essere legate alle verità scientifiche devono essere comunicate, bisogna agire a un certo livello di semplificazione, ma da quando dalla semplificazione si passa agli slogan, semplicemente si distorce la verità scientifica, quindi non si comunica la verità scientifica per com'è. Quindi non stiamo discutendo sulle evidenze, discutiamo su un messaggio che non è quello rigoroso che viene fuori dalla scienza. Quindi c'è un problema di come la nostra comunicazione, di come oggi le persone si siano disabituate anche a doversi concentrare su informazioni che non sono predigerite e spottizzate, come invece quelle a cui a volte diciamo, ci troviamo ad ascoltare in determinati contesti. L'altro problema è un problema della nostra comunità. Nel momento in cui io, scienziato, mi dimentico del lavoro che faccio e divento un protagonista dei talk show e che quindi insomma. Ho bisogno di farmi notare al di fuori, al di là del mio lavoro, chiaramente sto io stesso rendendo giustizia alla mia professionalità. E questo secondo me noi dobbiamo ricordarcelo, anche se il nostro mondo ci sta chiedendo sempre di più di produrre numeri, non qualità. E in questo senso, noi dovremmo tutte le volte che ci mettiamo lì a preparare un lavoro e poi a comunicarlo, essere molto consapevoli anche dei limiti delle cose che facciamo. Dovremmo essere noi primi a, in un certo senso, ricontestualizzarci dentro, le reali cose che facciamo. Per cui io una cosa che mi sono sempre, scherzando sempre quando magari mi capita di fare un'intervista per qualche giornale o che. Io con il giornalista dico sempre, io mi occupo di patologia oncologica, non mi sentirete mai dire che ho curato il tumore. Magari ho fatto delle scoperte importanti che permetteranno di. Ma Allo slogan no. esattamente. Quindi questo, cioè, deve passare da un'assunzione di responsabilità sia da parte di chi la comunicazione la fa che di chi la scienza la opera. Ecco.
Un messaggio chiarissimo del quale la ringraziamo ovviamente per questo intervento che è stato... Capisco la mia opinione personale. Bellissimo, ma certo, ma qui siamo proprio per esprimerle. Penso che per i ragazzi questo intervento sia molto utile perché poi è andato a toccare appunto il tema anche dell'etica, quindi della deontologia dello scienziato in un momento in cui assolutamente è stata messa in discussione. Dottoressa, noi la ringraziamo, sappiamo che non può restare con noi per altri impegni, quindi si senta libera ovviamente di lasciare la conversazione quando deve. Perfetto, io posso rimanere collegata fino alle 11, per cui vi ascolto un altro po' se me lo consentite. Ci fa molto piacere, ovviamente poi vi risentirete o ci risentiremo con la scuola per la pubblicazione degli atti, perché il suo intervento deve esserci assolutamente. Se qualche ragazzo voglia di contattarmi per qualche approfondimento anche sul lavoro che faccio, molto volentieri. Certo, stavo per chiedergliela questa risposta, ma lei mi ha preceduto. Questo lo faccio sempre con molto piacere. Se qualcuno ha qualche domanda che magari diciamo un po' timido, non riesce a farla adesso, volentieri. La fa in separata sede. Esatto, portate pazienza perché ogni tanto mi ritrovo 700 mail e magari mi capita di eliminarle tutte 700 senza. Però ci state, potete stalkerarmi senza problemi.